Lina Cell, amici sportivi di YouTube. Qui Red Siamo Brain qui Box. In diretta, anche se in realtà non è una diretta, però vabbè. Con l'icona qui sotto, leccami le tette. Vabbè, lascialo questo. È il canale, leccami le tette. Lascialo per chi? Vabbè, siamo qui a commentare l'incontro. Una volta Big Show aveva i capelli, adesso i capelli si era messi in bocca. Se li ha mangiati. Siamo qui a commentare l'incontro di WWE 13. Vabbè, cellulare. Noi siamo. Ma perché non funziona più lo schermo intero? Vabbè. Bravo. Allora, qui c'è Big Show che. Sì, ma noi siamo. Flame Fox e tu sei Gigi The Legend. Io mi ho già presentato prima, sei tu che. Ti Sono io che dimentichi. sono down. Ma cosa se ne fa della mimetica Big Show? Ah, ma perché fa quei gesti abbastanza ridicoli? Vabbè. Veramente sembra come. Sei tu i bambini. Sono io guardare, vabbè. Guarda, Forse fa così di solito. c'è Forse fa così di l'avvocato. solito, ma io non lo so perché non seguo il wrestling. C'è l'avvocato nel campo. Perché c'è l'inno americano? Perché? Boh. Poi c'è questo personaggio che è Tenente Morse. Vabbè. Che mi sembra abbastanza magrolino. Cosa c'è in mano? Cos'è? Una lattina di birra, non lo so. Se poi si spacca la testa, no? Sembra un personaggio che non posso dire in questo momento, anche perché c'entra niente. Il bastone c'è Anche perché soltanto noi lo conosciamo, quindi. quel bastone se lo infila qualcuno. Oppure se lo infila da solo, boh. Ma tu, c'è tutta la gente che dice, c'è un bastone, c'è un bastone. Cosa ti farà mai? C'è la pistola. Va nel ring, la batte il nemico e vince. Ah, c'è la pistola in tasca. Tutti belli ad applaudire. Bravo, bravo. Bravo, sì, Ma ci vede con confesso. la maschera. Non è che va a sbattere contro il ring. Anche perché è nero. Infatti non c'è niente lì. Per vedere. Poi con la Non c'hai i mazza. pantaloni attillati. La mazza da biliardo, no? E No, adesso fa vedere il però culo. sembra. Fa vedere il culo al pubblico, vedi? Con l'avvocato sul ring. No, non è vestito Ma da che sta arbitro. facendo Big Show? Va. Si stava riscaldando perché. Ma Si nota vedi? che le corde che si animano da sole. Sì, e le persone che hanno la gatti che da apri uno. No, vabbè, dai. E si inizia, dai. E vai. Poi Yeah! ho detto tre volte, è vestito da proprio l'avvocato, non da Daggio. Ha cambiato il vestito, si è cambiato nel mentre, Si è guarda. cambiato nel tempo. Ma è Esatto. bello l'incontro in gabbia, dai, è Sai che è bello. tutto, vedi? Ah. Oddio. Si inizia con i pugni. Cos'è? Come fa? No, non ce la fa. È troppo. Però è anche Big Show è abbastanza intelligente. Proprio non riesce a prenderlo neanche di squincio. Cioè. Sembra più che una lotta, sembra una danza. Sì, ma cioè, beh, è molto intelligente il tenente, come cazzo si chiama, che non sta dietro di lui e non lo colpisce. Sì, che poi cerca di sollevare Big Show, no? Lui che sarà Sì, infatti. 30 kg, no? È molto probabile che ci riesca, dato la fisica. Ma com'è che i giochi di wrestling sono brutti, sempre? Sinceramente, dico la verità. La dico come la penso, Ma non mi sono mai piaciuti. Sono sempre brutti. Sì, un meglio. calcio nei coglioni. Boh, ma adesso cosa fa? Sì. Boh, ha spaccato Ah, beh, già una parte della gabbia completamente. dopo che ho la gabbia. No, Mi ricorda l'incontro in gabbia che c'era nel primo Spider-Man. Non lo so, me lo ricordo. È l'incontro in gabbia che c'era nel film. Mi ricorda quello. Solo che. Com'è che sta vincendo il tenente infatti Morse? Ecco. oh, un po' di giustizia adesso arriva, dai. Un po' chi... Oh, un po' di giustizia. No, nello spigolo proprio. Nello spigolo, vai! Ma te dovrebbe essere già spaccato la testa. Vabbè che c'è il casco lui, no? C'è il caschetto americano. A parte se no, che non so se si può combattere col casco, cioè. Ma perché con la pistola in tasca? Vabbè. Vediamo una serie di colpi inferti al tenente Morso, ma lui sembra non accusare colpi, perché vedi, si alza subito, dolorante, ma si alza subito. Addirittura!
Lo sbatte a terra con un solo braccio. Con la manata lo butta giù così. No, no, con la manata, col casco proprio. No, ma guarda il video. Quello che l'arbitro è talmente intelligente che rimane fermo, immobile. Guardalo, immobile. È immobile. È di plastica. È autista. Anche guarda i capelli. Il plastica. L'abito di plastica. E Ken di Ken e Barbie. Poi, allora, vediamo adesso. E spacchiamo. Sono due. Un altro pezzo di gabbia, dai. Ci ha preso gusto. Ma poi scusa, la difesa. Alla fine va a finire che alla fine del match non c'è più la gabbia. Infatti, crolla in testa e muoiono tutti e due. Ma che stanno facendo? I calci molto atletici di Big Show. I calci atletici. Sì. La vuole buttare contro il pubblico, eh? Prendetevelo anche voi. È come quando nelle partite di baseball arriva la palla al pubblico. Che bello. Pure il banco lì. Nelle partite di baseball arriva la palla al pubblico, no? Pure così. E invece fa la palla da biliardo, però. Dai, salite sulla gabbia che voglio vedere qualcuno cadere che si spacca l'osso del collo. Salite sulla gabbia, hai appena detto, eh? Salite sulla gabbia. Di solito si poteva fare. Sì, ma nei giochi pure. Sì, nei giochi. Vabbè, ma questo è un bot, scusa. Io sono forte, sto perdendo contro un mingernino con una maschera da teschio, vestito da militare. E non ci vede niente. Probabilmente no. Ma scusa, ma il militare lì non è un pochino, come dire... Palla di lardo! Non sarebbe un pochino scomodo con tutti quei vestiti addosso da pagliaccio, cioè, per fare wrestling, dico. Guarda, c'è anche la tuta sadomaso sotto insieme ai guanti. Come veloce, ecco. Ragno, Spider. L'ho detto che mi ricordava quella scena. Ecco, è salito. Questo è un sta salendo anche Big Show con un'agilità idiota. Proprio. L'altro sta cadendo perché... Bravo, ti dai. Visto che sei così intelligente. Oh, e adesso che succede? Che qualcuno cade. Muore, in teoria dovrebbe essere già morto. Va direttamente sul balcone già distrutto. In teoria dovrebbe essere morto, ma proprio spacciato, se fosse una cosa realistica. Vabbè, ma visto è perché sì, ma in teoria Big Show con un pugno lo uccideva questo. Lo cacciava in ospedale. Infatti non penso sia nemmeno un incontro che si potrebbe... Oddio! Ma che cazzo? Che cosa è successo? Cioè, tenete volte che ha sollevato Big Show come se fosse... Poi di colpo decidono di andare sul ring di nuovo. Non lo so, boh. Una sbella in faccia che in teoria deve far male invece. Dai, sì, andiamo, dai. Dai che ti faccio... Dai che giochiamo a quando si stacca prima la gamba. E dopo si fa il massaggino, no? Aia. Ah, no, aspetta che mi fa un pochino male. Ha fatto un colpo che conosco anch'io. Al ginocchio. Ecco, adesso una persona normale sarebbe già morta. Ma da un pezzo, anche Big Show che sarebbe caduto. In teoria da non so quanti mesi. Volendo poteva anche sopravvivere, ma lui, il tenente Morse, proprio no. Ma Big Show, in realtà rimbalzava. In piedi. Big Show rimbalzava, tornava su. Nella realtà. Ancora con questo attacco, non capisce che basta il massaggino, vedi, basta il massaggino miracoloso. Piedi tranquillamente. Alesche così. Oh. È rincoglionito Big Show, guarda. Ma che cazzo? L'acrobazia. Io non capisco quando i wrestler, è successo anche qui, ha dato il calcio al piede. Che vuol dire il calcio al piede? Il calcio. È come dare un pugno nella mano. Sì. Oppure la testa, vabbè, quella gli fa male. Quello sì che fa male. Soprattutto se c'hai un casco. Vabbè, in questo caso forse Big Show vince lo stesso anche se c'è il casco. Con la testata. Hai vinto! Visto! Ecco, si parla. Balli del diavolo e spunta un casco. Vabbè. Casco. Che è successo? Si corre, si fa... Vabbè, perché quando ti mette Moss si avvicina a Big Show, tira sulle mani tipo Mr. Barnes, guarda. Ah, mi fa male la schiena, cosa? Che cosa è? Ecco, non si è rotta la gamba, scusami.
L'innovazione in questo cosa ha fatto? Gli ha tirato via gli occhi. Che ha fatto? Ha tirato via gli occhi. Cos'è? È diventato God of War di colpo questo gioco. È diventato Mortal Kombat. Mortal Kombat. Adesso c'è la fatta Ice che lo soffoca nella ciccia. Lo so. Probabilmente. E entra in corpo tipo Machine Buu. Fa un po' di fatica. Che sta facendo? Che attacchi sono? Che... Cosa tenta di fare? Di nuovo con questo attacco. No, ma era molto libero. Non capisce che il massaggino immortale non potrà mai essere battuto. Dai, ragazzi. Dai, che ti faccio volare. Figliolo, facciamo il capello di cavallo. Dai. Vola, vola. ho qualcosa in testa. Dove sono finiti i miei capelli? Cioè, ma no, è così stupido Big Show che non capisce che appena sale sopra dopo morirà. Cadrà giù, vedi, lo aspetta. Scusami, ma sei tanto stupido che sali. Ho detto, salgo. salgo, aspetta che... Giù dalla carta. Dopo questo colpo, adesso non è che sarebbe morto, adesso ci sarebbe già la tomba scavata. Andava direttamente nella tomba. Dove sono a pezzi. Che succede adesso? Adesso l'abbraccia, vedi? Sembra... Vieni che ci accoppiamo, vieni. Questo qui... Tenta di dare un colpo e lo manca, con due gambe, lo manca. Lo manca con due gambe, in effetti. Cosa sta facendo? Sta pregando all'acqua. Oddio, stupro, guarda. Cos'è? Non si vede niente, che c'è il pubblico che copre. Ma sembra che la bocca di tenente morse fosse da una parte molto bella. Scusa, ma tenente morse, ma sei proprio sicuro di voler ritornarci là sopra, che prima hai fatto una figura di merda? Infatti, che poi nonostante sia caduto da guarda, tenta di prenderlo da là, guarda quanto è adesso, scommetto che fa una brutta fine. Infatti, eccolo. No, lo contratta. Cos'è? Adesso la mossa X-ray, cos'è? Che succede? Adesso che non ci vede succede? Adesso che non ci vede nessuno. Vai, su! Si va giù! No, non è andato giù. Quasi però. Ah, aiuto! È la telecamera degli occhi dell'arbitro. Non gli hanno impiantato gli occhi nell'arbitro e può vedere. Come fa a farsi male Big Show, scusa, con quel ginocchio? Con del cazzo. Posso fare quelle acrobazie di sopra, no? Vieni che balliamo il tango. Rischio che cadeva anche lui. Per me cade tenente morto. Secondo me se ne cadono tutti e due. Oddio. Una mano, mi sa che adesso fa una brutta fine. Eccolo. Addio. E sono due. Ci sono tutte le ossa adesso. Ma è proprio sicuro di volerci tornare. Cioè, perché... Secondo me non ci tornerà più la sua. Mi sa che vince Big Show. Ma forse, guarda, forse. Dopo due cadute da sei piani, suppongo che... Tra l'altro con una rincorsa del braccio di Big Show, perché gli ha dato una spinta pazzesca. Oddio! Ecco a voi! Ecco a voi, pubblico! Chi lo vuole, io lo lancio, Prendetelo. Chi lo vuole? Io! Vola, vola! Boom! Si parte da un'offerta di $10 per un braccio. Per un braccio. La gamba invece vale 20. L'ho appena rotta. Allora. Davvero che riesce a buttarlo giù con un dito nel culo. Cioè, il punto debole del Big Show è il. È la gamba all'indietro. Il colpo alla gamba. L'acrobazia di Big Show. E gamba di Big Show. Adesso ha fatto male lui alla testa, cerca di fare la mossa. L'altro è bello che non fa niente, rimane muovo e fa: ma ti senti bene? Tutto a posto? Tutto a posto. Come va? Ci fermiamo un secondo. Non vorrei averti fatto troppo male. Cioè. Che con noi qua stiamo solo recitando, ricordati. Che il wrestling è film. Anche quando si butta a tre piani. Sì, sembra che si butta a piani. Sembra, ma in realtà il pavimento è di gomma. Cioè. Ma vedi come proprio... Non esiste il pavimento. Sì. È un ologramma, in realtà. In realtà sono ma poi i wrestler in realtà sono ologrammi. Ma in realtà i wrestler sono fatti proprio di carta pesta.
Quando sangue. Stiamo commentando che sta succedendo, che rimangono immobili per 2 secondi e poi dopo viene colpito il ginocchio del tenente. Cos'è questa? Ah, ecco. L'aveva già fatta prima. Ah, aiuto. Ma sto già in piedi. Perché? Oddio. Sono 2. Dai, fai la seconda. Vai. È sempre la stessa. E c'è mal di schiena, tenente Moss. Ma poco, ma proprio poco. Guarda. Boh, in faccia. Dopo lo spigolo proprio dritto nella maschera. Vai. Vai sopra, vai. Vai, adesso ci starebbe un attacco all'arbitro, sinceramente. Ci starebbe tu. Ma è Juventino l'arbitro. Oddio. Che... Vabbè, questa la potevi risparmiare. Che succede? Il pugno. Cos'è? È comunista. Faccio un pa... No, niente. Inneggia Stalin, Big Show, mentre... Ike! Cos'è? Cos'è? Cosa succede? Ma io lo vedo leggermente morto al tenente, ma proprio leggermente, guardalo, guarda! Stanno facendo a quadriglia, stanno ballando, guarda! Guarda! Dopo un attacco del genere... Uno! Pensavo che ce la già faceva. Non hai capito allora tu? Devi morire! Cioè, merda! Devi morire, tenente di merda! Stalin, dammi il potere, vai! Dai, su! Dai che ce la fai, Big Show! Che tanto è quasi scontato che vinci tu! Vai! Uno, due, e vince Big Show! La vince Big Show! Per schienamento! Schienamento! Che l'ha schienato! La schiena, beh sì. C'è anche il replay. C'è il replay. No, non è il replay, è il play, perché c'è leccami le tette al posto di re, vedi. Leccami le tette play. Sì, leccami le tette. Vabbè, erano le fasi più salienti e più strane dell'incontro queste qua. No, quelle più strane era quando Big Show lo buttava giù e lui era ancora vivo. Quando ballavano. Anche. Hanno ballato sia il tango che la quadriglia, proprio. Come quando il tenente stava il valzer, pesava 2. Inco, dopo questo incontro, mi sa che devo andare a. Qualcuno chiami un'ambulanza. No, forse con una torta forse una torta mi riprendo. E invece lui mi sa che si prenderà con la cocaina, perché mi sembra l'unica cosa buona. Effetto lo possa rimettere in piedi. Ah, aiuto! Ce l'ho fatta! Se scoccate. Adesso cadalini. Effetto Prince. Adriana! No, non c'è un cazzo. Vabbè. E ci gioca momenti di momenti di vabbè. Il video è finito. E andate in pace, amen. Qui da Gigi The Legend, Fame Fox. Ciao. Adio.